cinque frasi che colpiscono come un proiettile di cristallo in fronte il narcisista maligno. Allora, devi tenere presente chi è il narcisista maligno. Beh, è una persona insicura, gelosa, invidiosa, che teme la concorrenza, arrogante, che si crede superiore anche se sa di non esserlo. Che non è felice, e quindi cerca di rendere infelici anche gli altri, che è una persona cattiva, è una persona aggressiva, e si può manifestare, queste sono le caratteristiche di base, si può manifestare in due modalità, nel modo overt, quindi narcisista grandioso, istrionico, eccetera, e nel modo covert, nascosto, che sono più difficili da, diciamo, riconoscere. Perché apparentemente sembra timido, ma poi in realtà è passivo-aggressivo, che ti ferisce senza lasciare traccia. Sono più difficili da vedere nella società, anche se, perché si presentano con un basso profilo da questo punto di vista. Quindi qui tu devi imparare a individuare il narcisista, perché l'unica possibilità è veramente quella di individuare il narcisista prima di colpirlo. Se guardi i video troverai tutte le caratteristiche per vedere il narcisista. E nel momento in cui è riconosciuto il narcisista, devi proteggerti, devi utilizzare, potremmo dire, una sorta di preservativo sociale, diciamo così, in modo tale da non entrare in contatto con il narcisista, in modo tale da non lasciarti distruggere dal narcisista essere felice, questo è il punto fondamentale. Devi trovare il tuo equilibrio, soddisfare le tue esigenze, i tuoi desideri e di fatto fregartene del narcisista. Perché se hai avuto a che fare con un narcisista, sicuramente non ti avrà permesso di esprimere quelle che sono la tua personalità. Quindi devi imparare a sviluppare il tuo superpotere, devi diventare come la criptonite per Superman nei confronti di un narcisista. Devi sviluppare l'abilità di essere in grado di liberarti e togliertelo dai maroni. Questo è il superpotere. Non devi assolutamente restare vincolata, o per meglio dire, vinculata a relazioni tossiche come il narcisista, è una relazione tossica, ti fa camminare sui gusci, non basta mai quello che gli dai e quindi devi cambiare. Questo è un punto fondamentale. Devi smettere di lamentarti, smettere di sentirti sola e incompresa, smettila di ancorarti, diciamo, alle sofferenze, ma vai a ricercare i tuoi amici. È fondamentale. Questo, è molto importante. Non accettare soprattutto il gaslighting che il narcisista ti fa. Il narcisista fa gaslighting, cioè cerca di farti sembrare pazza, no? Cerca di riprodurre, di scardinare la tua autostima, cerca di scardinare la fiducia che hai in te stessa, dandoti dei falsi contatti, facendoti sembrare pazza, facendoti sembrare folle. Ecco, devi assolutamente evitare che questo accada. Quali sono le cinque frasi che tu puoi utilizzare per colpire un narcisista, colpirlo veramente come un proiettile di cristallo in fronte? Beh, la prima frase è di elogio di qualcun altro, una frase tra virgolette di adorazione per qualcun altro. Oh, questo è veramente fantastico, è bravissimo. Magari anche uno che lui non conosce, anche soltanto un contatto su Instagram, su Facebook, su YouTube, comunque elogiare un'altra persona. Ecco, quindi se tu ti metti in adorazione a qualcun altro, la sua reazione sarà, come dire, il narcisista non riesce a accettare che tu possa provare, diciamo, energie, posso provare forza, posso provare amore, tra virgolette, per un'altra persona che non sia lui, anche verso un tuo parente, verso un tuo amico,
Insomma, questo è una cosa che lo ferisce. La seconda cosa che lo ferisce è, diciamo, non dargli valore, cioè trattarlo come trattereste un frigorifero rotto, come trattereste una lavatrice che non funziona. Impara a essere irriverente, impara a non dargli valore, impara a trattarlo come una merda. E questo è fondamentale. Cerca tu di sfruttarlo, riportati da un certo punto di vista al suo livello, cioè cerca di scroccare. Hai bisogno di fare un trasloco per dire chiamalo, poi non dire ah, guarda, tu che sei un uomo di fatica, una merda, vieni ad aiutarmi a traslocare. Oppure, insomma, fagli fare. Cioè, devi riproporre il suo schema comportamentale. E ricorda anche a lui: ma guarda, che io non ho mai detto questo, io non ho mai fatto quell'altro. Inizia a farlo sentire come se fosse un folle, come se fosse un pazzo. Ma figurati, cioè, fagli gaslighting. Cioè, questo è. Se tu riproduci come fosse un eco tutte le cose che lui mette in atto nei tuoi confronti, questo gli arriva come una frustata, come un proiettile di cristallo. E quindi questo è, diciamo, è fondamentale. Non lasciare che i tuoi successi vengano oscurati dal narcisista. Lui, il narcisista, cerca proprio di fregarti i successi, quindi tu meriti di essere premiata, meriti i successi che raggiungi e quindi devi togliere dai coglioni il narcisista da questo punto di vista. E l'ultimo punto è afferma con forza e vigore la tua autonomia e la tua indipendenza. Guarda, oggi non ci sono, domani sera non ci sono, ho da fare. E fregatene delle cose che farà lui, il gaslighting che farà, fottitene, ti entrano all'orecchio e esce dall'altro. Se metti in atto la triangolazione, metti anche tu degli antagonisti, svalutalo, anzi, se tu lo svaluti anche sessualmente, ah, guarda che, come dire, sì, tu sei una persona interessante, peccato che sei un po' debole sessualmente, diciamo, lo castri da questo punto di vista. Ecco, il narcisista va castrato. È l'unico modo per liberartene, è l'unico modo per togliertelo veramente dai maroni una volta per tutte. Segui queste cose, segui questi consigli e vedrai che non avrai più problemi nel gestire i narcisisti. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale, su TikTok e ti ricordo di iscriviti al canale. Iscrivendoti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video.